Grazie Stefano, credo che sia collegata la ministra Lamorgese, a cui ovviamente rivolgo il ringraziamento. Ministra, grazie per la sua presenza, credo che abbia avuto anche modo di ascoltare, non so se tutta o una parte della relazione del nostro presidente di Federsolidarietà, Stefano Granata. Prima di lasciare la parola a lei, do la parola alla vicepresidente di Federsolidarietà, Valeria Negrini, che la introdurrà ponendole delle domande. Grazie. Buongiorno, buongiorno Ministro, grazie di essere presente alla nostra Assemblea. Un brevissimo intervento perché credo che la sua presenza qui per noi sia davvero molto importante. Qui ha davanti una realtà, quella della cooperazione sociale, che ogni giorno e da tanto tempo lavora e investe risorse e competenze per tenere insieme questo Paese. Credo che questo sia il primo punto in comune che abbiamo, tenere insieme questo Paese. È un obiettivo che la cooperazione ha, quello di intraprendere cercando di ridurre le disuguaglianze, di offrire opportunità di lavoro, di casa, di educazione in un certo senso e riassumendolo in una parola sola, un'opportunità di futuro, soprattutto a quelle persone alle quali la vita, le condizioni sociali, le condizioni economiche, culturali, queste opportunità hanno negato. Tra queste persone che noi cerchiamo appunto delle quali cerchiamo di prenderci cura, ci sono anche le persone migranti. E le dico migranti di qualsiasi colore, migranti che hanno gli occhi azzurri e la pelle bianca, migranti che hanno gli occhi neri e la pelle nera, migranti che provengono da una guerra in Europa, migranti che provengono da una delle 168 conflitti armati che sono presenti nel nostro paese. Non facciamo differenza. Li accogliamo, cerchiamo di rispondere alle loro necessità. E ci viene da dire che di fronte alla situazione demografica che il nostro paese ha, Blangiardo l'altra settimana ci ricordava che nel 2070, che sembra lontanissimo ma non lo è, questo sarà un paese di 47 milioni di abitanti. Quindi di fronte a questa situazione demografica e alla necessità quindi di pensare un futuro per il nostro paese, credo che rendere complicato, ad esempio, alle giovani generazioni nate in Italia da genitori stranieri, rendere complicato il loro sentirsi parte di una comunità sia una scelta politica che non aiuta a tenere insieme questo nostro paese. Certo, sappiamo bene come una parte della politica italiana, ma non solo italiana, anche europea, fa della questione migratoria una questione per raccogliere consenso facendo leva sulla paura dello straniero. Noi crediamo però che questa paura, che va certamente compresa, ma non va assecondata, non può essere mitigata e affrontata con delle politiche che escludono, ma deve essere affrontata questa paura, appunto, con politiche che includono. Ecco, allora noi siamo proprio lì. Noi siamo proprio lì, alleati con chi vuole questo paese, immagina questo paese con un futuro, con chi immagina una comunità non chiusa nella paura, con chi immagina una capacità di mettere assieme le risorse migliori anche di intelligenza per riuscire a includere i soggetti che hanno necessità di trovare un luogo dove poter realizzare la loro vita, le loro aspirazioni. E basterebbero due cose, adesso semplifico e termino subito. La prima è di non essere ostacolati nel fare questo lavoro. Faccio un esempio banale, ad esempio partendo da una radicale revisione dei bandi prefettizi. E la seconda cosa, nel provare a ragionare parlando del tema dei migranti, non solo e non prendendolo sempre soltanto dal tema della sicurezza, ma dal tema che ci è caro, dell'aver cura delle persone. Credo che insieme noi possiamo mettere a frutto la competenza che in tutti questi lunghi anni, l'esperienza che abbiamo maturato nel campo anche dell'accoglienza dei migranti,
per costruire insieme, insieme anche al suo ministero, una politica di integrazione che non parta dal cercare di arginare la paura, ma parta dalla capacità di tutto il nostro paese, di cui noi facciamo parte, di guardare con fiducia a un futuro migliore. Grazie. Buongiorno, saluto le autorità presenti e ringrazio il presidente di Confcooperative e Feder Solidarietà per aver voluto promuovere in occasione dell'Assemblea nazionale un confronto con le istituzioni su temi che reputo fondamentali per il rafforzamento della coesione sociale, l'inclusione e lo sviluppo. Nella più ampia cornice del terzo settore, la cooperazione svolge un ruolo essenziale per le nostre comunità, sostenendo e consolidando i diritti di gruppi e di persone spesso ai margini della vita sociale. La crescita di numerose imprese sociali sul territorio testimonia la loro capacità di coniugare redditività e solidarietà, dando concreta attuazione a quei principi costituzionali che riconoscono la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, e anche la rilevanza delle formazioni sociali, dei corpi intermedi. Si realizza così un sistema, un modello di welfare partecipato e inclusivo che supera la rigida contrapposizione tra le categorie, tra lo statale, dello statale e del privato, e contribuisce poi a fornire dei servizi assistenziali, educativi, sociosanitari a beneficio di chi è in difficoltà, creando posti di lavoro, favorendo l'impiego di persone svantaggiate, disabili. Questi interventi si rivelano ancora più importanti in contesti urbani che sono contraddistinti da maggior degrado sociale, nelle aree periferiche interne del nostro paese, dove le iniziative di cooperazione sociale sono in grado effettivamente di generare delle nuove opportunità occupazionali, facendo argine anche a quei processi che purtroppo stiamo vedendo di spopolamento. Quindi prossimità alle realtà locali, centralità della persona, sono i valori che caratterizzano l'impegno delle cooperative sociali nei vari ambiti di azione. Naturalmente il perseguimento di questi obiettivi passa anche attraverso il pieno sostegno dei principi di trasparenza, di legalità, condizioni essenziali per la piena realizzazione delle concrete finalità etiche e morali del cooperativismo. La capillare presenza su tutto il territorio delle migliaia di cooperative sociali, mi pare che siano più di 6.000 quelle aderenti a Confcooperative e Feder Solidarietà, e rappresenta un'irrinunciabile rete di sostegno che a maggior ragione nei periodi di crisi riesce a dispiegare le proprie potenzialità. E infatti in anni in cui i riflessi economici e sociali della pandemia hanno accresciuto condizioni di difficoltà preesistenti e creato anche nuove situazioni di povertà, il mondo cooperativo ha saputo sviluppare notevoli, importanti iniziative di aiuto e di supporto. E in quest'ottica, proprio in attuazione anche degli indirizzi rivolti nella fase emergenziale, con l'obiettivo di rafforzare quella che è l'azione di monitoraggio e prevenire fenomeni di disagio economico e sociale, si è registrato il fattivo coinvolgimento delle organizzazioni del privato sociale nell'ambito delle progettualità che sono state avviate e coordinate dalla prefettura. E io vorrei dire che mi vorrei riferire per i profili che
più di interesse attengono alle competenze del Ministero dell'Interno, al fondamentale contributo che le cooperative sociali possono assicurare ai fini della realizzazione di adeguate politiche di governo dei flussi migratori e dell'accoglienza. Come si diceva prima, una efficace gestione del fenomeno non può prescindere dalla capacità del paese di garantire, per un verso, un'esistenza dignitosa agli stranieri in un quadro di effettività dei diritti costituzionalmente garantiti e, per altro verso, l'assunzione da parte dei migranti, come da parte degli italiani, di altrettanti doveri e responsabilità necessari per un'ordinata convivenza civile. Accogliere chi proviene da culture e tradizioni differenti vuol dire assicurare non soltanto servizi di ospitalità, sarebbe davvero riduttivo, ma impone da subito la necessità di facilitare quelle che sono iniziative di inclusione nella società, di adesione a quelli che sono i valori fondamentali della nostra società. Osservo che questo ovviamente non vale soltanto per gli stranieri, ma vale anche per tutti i cittadini in posizione di fragilità. L'inclusione e l'integrazione, prevenendo comportamenti devianti, se non addirittura criminali, indotti da situazioni di disadattamento, marginalità, costituiscono un fondamentale presidio di legalità, garantendo maggior controllo, sicurezza alle collettività. E sotto questo profilo cruciale è la collaborazione, la rete tra le istituzioni, tra le istituzioni che sono coinvolte nei vari ambiti e anche le organizzazioni della società civile, proprio per superare le logiche emergenziali e mettere a sistema un modello strutturato di accoglienza, inclusione sostenibile per le comunità locali e tali anche da evitare tensioni e conflittualità. Si tratta di un ambito nel quale Conf Cooperative e Federsolidarietà ha intrapreso da tempo un percorso al fianco delle istituzioni e in primis con le prefetture, con i comuni, per innalzare la qualità dei servizi messi in campo nel pieno rispetto della legalità. Sotto altro profilo desidero anche rimarcare il ruolo delle cooperative nell'utilizzo, nell'azione di riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata che vengono così restituiti alle comunità di appartenenza. E vorrei ricordare il primo bando per l'assegnazione diretta a titolo gratuito di oltre 1 migliaio di beni confiscati a soggetti del terzo settore con una procedura innovativa in via di conclusione resa possibile proprio dalle modifiche introdotte al codice antimafia nel 2017. Attraverso le numerose nuove pratiche che permettono alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività, si esprime davvero al massimo grado quella capacità delle cooperative sociali nell'esercizio della propria missione di contribuire al rilancio delle realtà più svantaggiate. E come accennavo prima, il raggiungimento degli scopi mutualistici propri delle iniziative cooperative impone il rispetto della legalità e della trasparenza negli affidamenti, nelle attività gestionali, e in quest'ottica è apprezzabile l'impegno delle organizzazioni di rappresentanza a contrastare il fenomeno delle false cooperative che utilizzano strumentalmente la forma giuridica della cooperazione perseguendo delle finalità ad esse del tutto estranee.
Occorre perseguire ogni strada per rafforzare l'azione di contrasto dei tentativi di aggressione criminale dell'economia, tema che oggi riveste una particolare importanza, visto che siamo in un momento di risorse, parliamo di risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, e quindi questi temi, proprio in ragione del consistente afflusso di risorse europee e nazionali destinate alla ripresa, devono essere schermate dalla criminalità organizzata. In ordine a questo aspetto, noi procederemo nelle interlocuzioni già avviate per giungere quanto prima alla sottoscrizione di un protocollo di legalità proprio con il mondo cooperativo, analogamente a quanto già è avvenuto con altre organizzazioni rappresentative, cito una per tutte con l'ANCE, con la Confindustria, proprio che ci consente, avvalendoci di una disposizione che è stata inserita nel codice antimafia, di elevare i presidi di prevenzione dei fenomeni infiltrativi nei circuiti economici. Si tratta di un obiettivo che riveste importanza strategica per la valorizzazione, per la crescita dell'intero sistema cooperativo, che potrà così consolidare ulteriormente il proprio fondamentale impegno nell'interesse generale del Paese e per il benessere delle comunità. Quindi chiudo questo mio breve intervento rinnovando a Confcooperative Feder Solidarietà il mio apprezzamento sincero per questa occasione di condivisione, di approfondimento, formulando anche i migliori auguri per il prosieguo dei lavori a cui purtroppo non potrò partecipare, quindi dovrò scollegarmi immediatamente terminato il mio intervento, perché oggi è una giornata molto intensa e quindi abbiamo incontri vari e quindi me ne dispiace, però vi auguro davvero una buona prosecuzione di lavori e grazie ancora.